Sempre qui in diretta da Castello Arechi per la sesta edizione del Meeting Nazionale Giovani abbiamo il docente ordinario dell'Università degli Studi di Salerno, Paolo Picciocchi. Buon pomeriggio, professore. Buon pomeriggio a voi, grazie. Come sta? Come sta andando questo appuntamento? Assolutamente, sono entusiasta di questa iniziativa che poi so che non è stata l'unica e non sarà l'unica. Sono momenti di grande vivacità dove la riflessione insieme ai giovani e con i giovani ci rende più partecipi e più responsabili. Io credo che, come dicevo anche in precedenza, nell'intervento istituzionale, ci sia bisogno di maggiore ascolto per i giovani in maniera tale da poter consentire loro di mettere a terra creatività e spirito innovativo. Quindi io mi auspico che chiaramente questa occasione sia effettivamente un volano non solo per la città di Salerno, ma per tutta la regione e quindi tutto il territorio nazionale. Anche per intercettare meglio le loro esigenze? Assolutamente sì, loro hanno delle grandi aspettative, tengono molto alla loro identità, tengono molto alla loro possibilità di emergere e noi non possiamo far altro che dare loro degli strumenti utili, non indirizzarli in questo o quell'altro percorso, ma suggerirgli delle azioni che possono meglio corroborare il loro spunto creativo. Così come succede alle università, nei nostri corsi di management, di creazione di impresa, lasciamo libero spazio alla loro iniziativa, alla loro fantasia, resta il momento della concretizzazione che molto spesso li delude con le farraginosità burocratiche. Durante il talk ha parlato di terza missione. Sì, la terza missione è diciamo un'etichetta che ormai non è neanche più nuova, che appunto presuppone che, per quanto dicevamo poco fa, un coinvolgimento molto forte del territorio, dove nel territorio parliamo di tutti gli stakeholder istituzionali e non, in maniera tale da poter creare proprio un incubatore di vitalità per questi giovani che hanno molte idee, hanno molte iniziative, ma gli manca ovviamente il sostegno, non parlo solo del sostegno finanziario, ma anche del sostegno formale e informale al loro percorso. In tutto questo quanto è vicina l'Europa? L'Europa, come diceva anche il direttore del Dipartimento, Luigi Antonio, non è vicina, l'Europa è qua, dobbiamo rendercene conto. È chiaro che comunque l'Europa a volte ci delude, a volte ci entusiasma. Siamo noi a dover sollecitare un percorso di crescita che, ripeto, non ci deve avvicinare, noi siamo già l'Europa, ci deve coinvolgere nelle nostre diversità, nelle nostre identità, ma creare fortemente collaborazioni e network. Più che dire l'Europa è qua, ha detto meglio dopo, noi siamo già Europa. Forse è questo di cui abbiamo bisogno, renderci conto di questa cosa. Allora la voglio ringraziare, professore Paolo Picciocchi, sempre qui in diretta su Radio Base dal Meeting Nazionale Giovani dal Castello Arechi. Grazie. Grazie a voi tutti.